perché ritiene che per l'ottimizzazione dell'operation sia necessario ragionare con orizzonti molto più lunghi di quelli triennali che oggi vengono normalmente presi a riferimento dalle banche. Tutte le realtà bancarie si stanno orientando in qualche modo agli stessi progetti, cioè i progetti che guidano, che oggi vediamo in fase di sviluppo, tutto sommato sono quasi gli stessi. Si parla di ripensamento della filiale, si parla di big data, si parla di paperless e tutti ragionano sugli stessi step evolutivi, però questi step evolutivi sono concentrati su un orizzonte triennale, che è necessario, sono interventi produttivi, sono interventi utili. Forse si sottovaluta l'impatto che questi interventi hanno, non tanto in termini di benefici che sono puntualmente calcolati, ma in termini di ricadute sulle operations. Se io ho una riduzione degli sportelli, così come se ho una dematerializzazione assoluta degli archivi, mi troverò ad avere minor necessità di risorse tecniche che si occupano di real estate e minor necessità di risorse che si occupano di archiviazione o di movimentazione della carta. Non possiamo immaginarci che le operations diventino un avanzo, perché all'interno delle operations ci sono delle competenze e una capacità di esprimere valore per la banca elevata. Confrontandomi con i colleghi e con altri responsabili di operations di altre realtà più grandi, anche più grandi di quella per cui lavoro, abbiamo provato ad allungare o a guardare avanti nell'ottica di un'evoluzione di medio periodo. Bisogna considerare un fattore fondamentale, che il cambiamento, l'evoluzione che stiamo vivendo, non è solo un'evoluzione legata al fatto che a seguito di una crisi noi dobbiamo efficientare o ottimizzare, ma c'è un grosso cambio culturale a livello sociale. È una provocazione, ma noi stiamo passando sostanzialmente dalla seconda rivoluzione industriale alla terza. Quali sono gli elementi caratterizzanti che cambiano la cultura? La seconda rivoluzione industriale è verticistica, cioè noi siamo passati ai combustibili fossili che richiedono grandi operatori centralizzati e concentrati. La fabbrica che prevede di avere tutte le persone all'interno dello stesso edificio, uffici enormi centralizzati. All'interno di un grosso building dove lavorano 300, 500 o 5.000 persone c'è un capo, quindi è una cultura assolutamente verticistica e che lavora in quell'ottica. Oggi noi siamo in un mondo dove invece la dimensione social, che è un termine un po' abusato, ma è di fatto un termine utilizzato e presente, la dimensione social crea una maggiore orizzontalità, cioè vuol dire che le persone possono lavorare da remoto in maniera più agevole e le aziende lo stanno assorbendo, stanno cominciando effettivamente a immaginare di togliere o di ammorbidire i confini fisici di presenza e di orario. Ragioniamo in un'ottica di disponibilità di tecnologie e quindi la responsabilità non è più su una struttura verticale di grande dimensione, ma sono responsabilità di processo. Accorciano la catena di comando, la catena decisionale. Se questo è il mondo verso cui stiamo andando, le banche e le operations devono adeguarsi a questo tipo di modello, perché è il modello nuovo. Si allarga a livello culturale l'orizzonte, si deve allargare a livello operativo l'impatto che le operations hanno. E noi abbiamo provato a fare un ragionamento sui 10 o 15 anni. Detto così è una cosa che spaventa ovviamente, però se io guardo 15 anni indietro, diciamo che siamo nel 2015, il 2000 ce lo ricordiamo tutti quanti, ci sono degli eventi che tutto sommato sono ancora ben presenti nella nostra memoria. Vogliamo andare più indietro, il 1985 non è un anno così lontano, ma se lo proietto in avanti diventa il 2045. Quanto sarà diverso il mondo nel 2045 rispetto a quello che abbiamo oggi? Quanto sarà diverso l'orizzonte, il lavoro, il mondo delle banche tra 30 anni? Se questo è vero, noi non possiamo fermarci a guardare un orizzonte di piano di 3 anni. E questo vuol dire che bisogna immaginarsi soprattutto di riconvertire le risorse, perché la tecnologia è importante, ma il cuore di ogni attività della banca sono sempre le risorse. Le competenze valgono, l'esperienza è fondamentale, perché nell'attuazione dei progetti, anche più innovativi, l'esperienza è il fattore abilitante. L'idea da sola non è sufficiente.
Provocatoriamente prendevo un esempio. Il signor Zuckerberg ha fondato Facebook e lo amministra e ha 30 anni, ma il suo CEO, cioè il capo delle operations di Facebook, non è un ventenne o un 22enne, ma è una professionista di 45 anni che ha alle spalle un'importante esperienza, perché lavora in un mondo fortemente innovativo, lavora in un contesto assolutamente proiettato al futuro, ma la sua esperienza ventennale ha un peso specifico rilevantissimo, perché è quello che hai fatto, come l'hai fatto e quello che hai imparato che ti permette di applicare in maniera efficace e in maniera vincente le idee innovative. Questo è un po' il focus del ragionamento che stiamo facendo e è il focus che mi permette di dire che le operations hanno un ruolo determinante nel disegno del futuro della banca. Perché quello che cambierà nel futuro deve essere disegnato, pensato e progettato oggi utilizzando le operations come fattore abilitante, come acceleratore grazie alle esperienze che ha maturato nel passato.